Ciao a tutti, sono Vincenzo Piazzetta e vi racconto un'impresa, la mia impresa. Sono nato a Lamezia e dopo aver vissuto diversi anni in Toscana, fuori dalla regione, fuori dalla Calabria, sono rientrato nel 2013 per varie vicissitudini di vita. Nel rientrare, mi sono trovato di fronte ad un grande problema: cosa fare, che lavoro fare, come vivere. La scelta è stata pressoché immediata, considerata una parte del mio passato. Ho deciso di investire sulle mie mani. Sono giunto a questa scelta perché già dal 2004-2003 frequento una persona che per me ha rappresentato un punto importante della mia vita, una persona che nel tempo è diventata un amico, un maestro, anche un maestro di vita, col quale ho condiviso diverso tempo e diverse esperienze. Si chiama Natale Rotella, che è un pastore, costruttore di zampogne, che oggi alla veneranda età di 80, 89 anni continua a pascolare i suoi animali e continua a costruire i suoi strumenti. Iniziai questo percorso con lui agli inizi del 2000, spinto dalla curiosità di conoscere questo strumento che è la zampogna della Presila Catanzarese o zampogna conflentana. Ma ancor di più ho iniziato a frequentarlo spinto dal desiderio di tutelare una conoscenza che oggi oramai è persa, per molti aspetti è persa. Dopo tanti anni, lo dico sorridendo, non so suonare lo strumento, non so suonare la zampogna. Quello che so, invece, è come si arriva alla costruzione dello strumento e tutto quello che c'è prima. Ed è un insieme di conoscenze fatto legato alla luna, alla terra, al vento, agli animali e quelli che sono i tempi di costruzione di uno strumento, che sono lenti, lunghi, durano anche a volte è necessario un anno per realizzare a mano una zampogna, uno strumento di questo tipo. Per cui con questo bagaglio culturale, rientrando in Calabria, ho deciso di investire sulle mie mani. Le mie mani sono queste. Fatta questa scelta, ho trasferito questo bagaglio culturale nel mio quotidiano, nel mio lavoro. Erroneamente ho deciso di iniziare costruendo le lire calabresi, erroneamente pensando che fosse uno strumento semplice, cosa che poi in realtà col passare del tempo ho scoperto non esserlo affatto. Questo mio bagaglio culturale, come dicevo prima, l'ho trasferito nell'approccio alla realizzazione della lira e della costruzione della lira, non dimenticando che negli ultimi secoli è stato uno strumento appannaggio delle classi subalterne, quindi realizzato, suonato, costruito da contadini, mugnai, pastori. Provenendo dal mondo pastorale, la mia esperienza, ho trasferito questa conoscenza sullo strumento per far sì che la realizzazione e il processo costruttivo fossero il più affine possibile, il più vicini possibili a quello che era stato il processo costruttivo fino ai giorni nostri, fino agli anni 40, agli anni 30, all'inizio del secolo. In questa maniera ho iniziato a realizzare strumenti di questo tipo. È stato ed è tutt'oggi un percorso molto affascinante, in quanto è uno strumento che ha una storia antichissima, perché le prime testimonianze e le prime incisioni su cofanetti o pietre o capitelli risalgono al IX secolo d.C. all'incirca. Però di questo strumento non si conosce la storia, quindi uno strumento con una storia antichissima, ma allo stesso tempo non ha storia. Oggi in Calabria esiste in due macroaree che sono il Monte Poro sulla costa tirrenica e la Locride, quindi il triangolo Locri-Siderno-Gerace sulla costa ionica. Non si sa quando si è arrivato in Calabria, non si sa come si è arrivato, non si conosce la storia di questo strumento, però
Per questo dico, è affascinante, ha una storia antica, ma allo stesso tempo, paradossalmente, non ha storia, perché non è conosciuto il suo passato. Incontro importante per me in questo cammino è stato quello avvenuto con Gabriele Trimboli. Dicevo della lira, dell'esistenza della lira nella Locride e nel Monteporo. Gabriele è appartiene ad una famiglia di suonatori che da diversi anni, oramai da più di un decennio, nella sua area di provenienza, ovvero la Locride, conduce una ricerca sul campo e ha trovato la maggior parte degli strumenti antichi presenti sulla zona, gli strumenti ereditati. Grazie a Gabriele ho avuto modo di poter visionare questi strumenti e poterne rilevare le forme, le misure e far sì che si realizzasse una sorta di raccolta o di catalogo degli strumenti antichi ancora presenti in Calabria, nello specifico nell'area della Locride. Lo strumento è presente un po' su tutte le coste del Mediterraneo, con forme e fattezze diverse, nomi diversi. Esiste in Bulgaria, esiste a Creta, esiste in Grecia, esiste in Croazia. E in ogni zona si è adeguata nel tempo all'estetica, alle caratteristiche, alle necessità musicali del luogo. In Calabria e in altre piccole aree, tipo in Croazia con la lirizza, alcuni elementi caratteristici dello strumento sono rimasti invariati. Abbiamo in Calabria appunto una delle forme meno evolute dello strumento, a differenza ad esempio della lira a Creta, che è stata violinizzata, utilizza corde metalliche, c'è un capotasto, insomma ci sono elementi particolari. In Calabria invece tutte queste evoluzioni non sono avvenute. C'è da dire anche un'altra cosa, che in Calabria è uno strumento che si era estinto, ovvero era stato dimenticato dalla cultura popolare, dalla cultura diffusa, dalla conoscenza diffusa. E negli anni Ottanta, ad opera di un piccolo gruppo di ricercatori che facevano parte della cooperativa Lombardi Satriani, i quali poi diedero, molti di loro parteciparono alla nascita di un gruppo di musica world abbastanza conosciuto a livello internazionale, ovvero i Reniliu. Grazie al loro intervento, alla loro opera, lo strumento è stato recuperato e in questi ultimi decenni ne è stata mantenuta la cultura originale, ovvero sono riusciti a registrare, a salvare in questo modo i suoni di alcuni degli ultimi suonatori all'epoca ancora viventi, ma hanno operato affinché lo strumento si diffondesse. Oggi è molto diffuso all'interno della cultura musicale regionale e viene utilizzato spesso in gruppi che eseguono musica folk, etnofolk. Ed è avvissuto una sorta di cristallizzazione, cioè è stata fissata e bloccata in un ambito tradizionale e ristretto. Personalmente penso e sostengo che lo strumento debba
oggi vivere una seconda vita, una nuova vita, uscire da questo ambito, dall'ambito strettamente tradizionale, per due motivi. Sia perché è necessario che si evolva come tutto ciò che appartiene alla tradizione. La tradizione è evoluzione, quindi è necessario, è importante far sì che lo strumento venga reinterpretato. In più, facendo un passo indietro, è uno strumento antecedente l'anno 1000, è uno strumento che ha più di 1000 anni di vita, per cui a me piacerebbe che venisse considerato anche uno strumento per l'esecuzione della musica antica, quindi venisse considerato uno strumento antico. Per questo mi ricollego, ricollegandomi al discorso di prima, è uno strumento che ha un passato nobile, sconosciuto e allo stesso tempo non ha storia. Per cui mi auguro che possa prendere queste due strade, un ritorno al passato e un passo verso il futuro. Nasce dall'aver frequentato l'area della Locride, dall'aver frequentato Gabriele Trimboli, aver visto gli strumenti antichi. Ad oggi la mia produzione segue due vie parallele. Da una parte c'è la realizzazione di strumenti già esistenti, quindi di strumenti ereditati, la riproduzione di strumenti ereditati. Dall'altra c'è una produzione parallela, ovvero la realizzazione di strumenti che nascono da una mia idea di suono, quindi da una idea di estetica sia musicale che visiva molto personale. In entrambi i casi la realizzazione dello strumento segue lo stesso iter, ovvero trattandosi di uno strumento monoxile, ovvero realizzato da un unico blocco di legno, si parte dal disegnare lo strumento sul legno che si intende utilizzare, dopodiché si provvede a scavarlo, realizzare la parte interna della cassa, si lavora all'esterno, si dà la forma esterna, si applica un piano armonico, si montano le corde, i piroli, il ponte, la cordiera e l'anima. Detto in questi termini, la cosa è molto semplice. Dietro ogni elemento c'è una scelta. Ognuno di questi elementi concorre alla realizzazione del suono ed essendo questo uno strumento privo di progetti, non essendo uno strumento standardizzato, ogni strumento ha una sua identità, ogni strumento ha un suo spirito, ogni strumento ha una sua anima ed è frutto delle scelte di chi lo va a realizzare. E mi piace dire ogni tanto che i costruttori di lire siamo come dei cuochi, che abbiamo davanti una serie di ingredienti e in base al modo in cui li combiniamo otteniamo un risultato piuttosto che un altro. Per quanto riguarda i legni utilizzati, si è sempre prediletto l'uso di legni da frutta, di alberi da frutta, o nel caso delle lire ereditate, alcune sono realizzate in sambuco o in salice, che sono legni morbidi da lavorare, che al contempo, col trascorrere degli anni, danno origine a dei suoni molto particolari, molto dolci, belli da sentire. Per quanto riguarda il piano armonico, invece, nel mio caso utilizzo l'abete da risonanza, utilizzo il cedro e in questi casi la qualità, quindi prima, seconda, terza scelta, l'eccellenza, sono frutto di una scelta specifica, anche questo in funzione del tipo di qualità che allo strumento intendo dare e del tipo di suono che dallo strumento spero di ottenere. E nel caso della riproduzione di lire già esistenti, come in questo caso, questa è la lira ad oggi suonata da Francesco Staltari,
Il legno utilizzato è un legno di qualità differente, ovvero è abete, però è abete da falegnameria. Perché un tempo non c'era la consapevolezza dell'abete da risonanza o di legni particolari, si utilizzava l'abete che c'era, il legno che c'era. Quindi nella scelta di una timbrica anche il tipo di piano armonico, il tipo di legno che viene utilizzato per il piano armonico è fondamentale. Altro elemento sono le corde. Ad oggi nel mondo della tradizione, diciamo, le corde utilizzate erano e sono quelle di nylon, spesso si trovano corde di nylon. Ci sono dei motivi storici, ovvero negli anni 40-50 è sempre stato difficile, è divenuto sempre più difficile utilizzare il budello, corde elette per questo strumento e anche all'epoca molto costose, per cui ci si è proiettati verso l'uso del nylon come soluzione alternativa, anche perché non essendo un materiale facilmente usurabile, consentiva l'uso, un maggior uso, un uso prolungato delle corde stesse. Nel mio caso la scelta cade sempre sul budello perché è l'elemento che dà al suono una timbrica specifica, ruvida, sporca, dà una timbrica molto particolare. Importante anche la scelta del materiale utilizzato per la cordiera, che in questo caso è cuoio. La particolarità dello strumento in realtà consiste in questa parte, nel blocco del ponte dell'anima. L'anima è un elemento che si trova in tutti gli strumenti ad arco, normalmente è inserito a contrasto tra l'interno del piano armonico, tra la parte interna del piano armonico e il fondo dello strumento. Nel caso delle lire, soprattutto in Calabria o la lira in Croazia, l'anima viene posta sotto il ponticello, come in questo caso, ed è l'elemento che consente l'amplificazione del suono dello strumento, ovvero senza questo pezzettino di legno o nel caso specifico in Calabria si utilizza la canna, senza la presenza, l'ausilio di questo elemento, l'amplificazione del suono non avviene, quindi si ha un suono morto, cupo, al contempo povero. Altro elemento che concorre alla realizzazione del suono e alla nascita e alla diffusione del suono dello strumento è l'arco. Essendo uno strumento ad arco è necessario questo ausilio per poterlo suonare. Nel mio caso realizzo archi in faggio non tendibili perché tutti gli archi ereditati o anche comunque gli archi diffusi nelle altre aree del Mediterraneo, escluse le successive evoluzioni, le nuove evoluzioni, sono archi non tendibili, quindi privi di un tallone, privi di un carrellino per poter tendere e regolare la tensione del crine. Nel mio caso si tratta di archi lavorati da un unico pezzo di legno, utilizzo normalmente il faggio, che viene in seguito sagomato, piegato e sagomato al fuoco, su cui applico il crine di cavallo. Crine di cavallo che serve a dare un suono ruvido, un suono particolare allo strumento. In questa scelta sono orientato sempre verso l'utilizzo di crine grosso. La lira nasce da un insieme di elementi, da un insieme di scelte dettate da più fattori che spesso si devono incontrare. I due principali attori che ruotano intorno ad uno strumento sono il liutaio che la costruisce e il musicista che la suonerà. Non a caso dico spesso che lo strumento ha una
ha un'anima molto profonda, ma la lira, come tutti gli altri strumenti di liuteria, è un'anima che nasce dall'incontro di altre tre piccole anime. L'anima dello strumento, perché ogni strumento ha la sua timbrica caratteristica che deve essere rispettata e c'è un range all'interno del quale ci si può muovere. Poi c'è l'anima di chi suonerà lo strumento, per cui è necessario conoscere la persona che richiede la realizzazione di uno strumento, capire il suono, l'idea di suono, capire i colori, capire le idee musicali, capire l'estetica che ha all'interno di sé. E questo implica per il costruttore, per il liutaio, nel mio caso specifico, implica conoscere chi suonerà lo strumento, quindi scavare un pezzettino nella sua anima, per cui l'anima dello strumento, l'anima del suonatore, del musicista, e infine c'è l'anima del costruttore. L'anima del costruttore è uno degli elementi più importanti a mio parere, in quanto la realizzazione di uno strumento implica diverse ore di lavoro e nascendo dalle mani e non nascendo al contrario da un progetto definito, ma nascendo bensì dall'udito, da un'idea di suono che si ha in testa, e tutte queste emozioni, la gioia, la rabbia, il sangue, le idee che passano in quel momento nella testa di chi costruisce, ma anche la propria fase di vita, quello che si vive in quel momento, attraverso il cuore passa nelle mani e dalle mani finiscono nel legno. L'insieme di questi tre elementi dà origine all'anima dello strumento, che sintetizza una serie di mondi fatti di scelte, di necessità e di passato. Il passato del costruttore, il passato di chi suonerà lo strumento, il passato del legno che serve alla realizzazione dello strumento. Avendo fatto la scelta di tornare a vivere in Calabria e di svolgere questo mestiere, mi sono dedicato anche alla realizzazione di altri strumenti, una sorta di strumentario minore composto da cupa cupa, mirlington, scattagnole che sarebbero le castagnette, o tamburelli. Nello specifico realizzo anche tamburelli di diversa fattura. Ci sono tamburelli con una pelle liscia, senza pelo all'interno, che vengono utilizzati per la realizzazione, per l'esecuzione di una musica generica, quindi le tarantelle in genere. Hanno caratteristiche differenti negli spessori, nella timbrica dei sonagli, anche questi realizzati a mano, tagliati singolarmente, ribattuti, accordati e poi montati. Ci sono altri tamburi che invece nascono per un uso specifico, come in questo caso. All'apparenza identico al precedente, in realtà la pelle subisce una concia totalmente differente, è una pelle più spessa, vellutata, e conserva al suo interno anche il pelo dell'animale. Questo tipo di tamburo viene spesso, è un tamburo un po' più sordo, e viene spesso utilizzato per accompagnare strumenti quali la zampogna o le ciaramelle. Un'altra parte del mio percorso è quello della realizzazione di chitarre battenti. È un elemento questo al quale sto lavorando e che spero mi possa portare verso il raggiungimento di ottimi risultati. Qui ad esempio c'è una chitarra a fondo piatta realizzata da Cenzio Cannatelli. E sono diversi i modelli di chitarre battenti presenti in Calabria, c'è la rossanese, c'è quella a fondo piatto dell'area di Catanzaro, insomma sono vari i modelli. Spero un giorno di poter arrivare a realizzare i vari modelli esistenti seguendo lo stesso percorso che ho seguito per la lira, la realizzazione di un modello personale ma al contempo la realizzazione di strumenti già presenti nella cultura musicale regionale.